In questo cratere invece si vede chiaramente la sequenza degli impatti. Prima il cratere più largo e poi i crateri che stanno sopra. Qui sopra c'è addirittura un cratere che sembra rettangolare. E questo è il polo sud della Luna, che corrisponde anche con la cuspide della Luna stessa. Possiamo andare un po' a spasso sulla Luna di 4 giorni. Qui Mare Nectaris, il mare del nettare. C'ha un confine molto strano, questa zona è quasi come se fosse caduta in una sequenza di oggetti, che tipicamente è ciò che succede con le comete. Questo è il mare Fecunditatis, che termina con il cratere Petavius Langrenus, che sono i primi cartografi lunari, la cui cartografia però non viene accettata, alla fine si preferisce quella del padre Riccioli. Qui 1651, questo invece è il circo del bacino del Mare delle Crisi. I mari sulla Luna sono le superfici più scure. Ecco, qui vediamo anche verso il lembo lunare anche i due mari Undarum e Spumans. E invece nella parte sinistra, verso il terminatore, c'è il cratere Proclo, che è uno dei più recenti sulla Luna, insieme ad Aristarco. Si capiscono perché hanno un colore molto, molto chiaro. È la superficie vetrificata che non è ancora tanto bucherellata dai crateri della Luna. E qui ancora ci spingiamo verso le regioni del polo nord lunare. Con questi crateri dedicati a filosofi della prima serie, avanti Cristo. Si vede molto bene l'ombra di questi crateri e quindi se ne può determinare la profondità. Siamo nelle zone del mare Frigoris e qui sono crateri dai nomi altisonanti, del tipo Aristotele. E questo che adesso percorriamo da nord verso sud è il terminatore lunare, cioè il confine tra la luce e l'ombra, dove la luce arriva radente e quindi si vedono dettagli molto bene. Poi il gioco dell'automatismo estende avanti e indietro il terminatore. Ecco, qui vedete che i crateri qui in alto, quasi al centro, hanno tutti quanti un monte al centro, una punta, che si vede bene proprio nelle fasi in cui la luce è radente. E qui finiamo nelle regioni del polo sud lunare, dove si pensa ci sia il ghiaccio d'acqua nascosto dalla luce diretta del sole. Gli ingrandimenti sono 100. Grazie per l'attenzione.